Devo dire che la letteratura del Novecento è stato il cinema in Italia. Certamente le cose più importanti della nostra cultura del Novecento non è la letteratura ma è il cinema che l'ha fatta, con i nostri bravissimi e grandissimi autori, perché non scordiamo Rossellini, De Sica, insomma, abbiamo avuto dei grandissimi autori e sono loro che hanno costruito la struttura di quell'Italia lì, di quell'Italia del Novecento, che l'hanno anche raccontata agli italiani. Non capire che la forma più importante di cultura del Novecento è stata il cinema e cercare di portarla solo alla letteratura, dove per carità c'è D'Annunzio, c'è Pirandello, però non è la stessa cosa. Il cinema è stata la nostra grande letteratura del Novecento. 8 e mezzo, secondo me, è uno dei più bei film che sia mai stato fatto. È la storia del cinema proprio, è un grandissimo film, è uno dei più belli. Sono felice di averci partecipato. Essendo un film proprio sulla mente di un autore che non ha niente da dire, cioè che è in crisi, che ha fatto delle cose molto importanti, come peraltro aveva fatto Federico, aveva fatto quella meraviglia, e che si trova di fronte alla responsabilità di dover fare. E invece non ha niente da dire. È proprio questa la frase più bella che lui dice: io non ho niente da raccontare, cioè non ha più voglia, nulla più lo. E quindi racconta la sua crisi in realtà. Federico era straordinario stargli vicino, perché era una continua apertura di orizzonti, idee, una dietro l'altra, che facevano un po' impazzire i produttori, come un po' racconta nel film, perché i produttori volevano un copione per fare i conti, per poter dire le scene, e il regista non si voleva imprigionare in una cosa che sentiva già stanca dentro di lui, e quindi cercava, e da questo cercare ha fatto il film. D'altra parte anche quando lui racconta se stesso bambino, eccetera, tu senti che c'è dentro una cosa che vola, insomma. L'inizio di quel film è assolutamente rivelatore. Lui è chiuso in una macchina, prigionierissimo di questa macchina, di questo traffico, di questa cosa che l'ha incastrato lì. E tanto si sente così che a un certo momento apre il finestrino e esce. E vola via, vola, 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 vola in aria, e poi c'è un filo che lo congiunge a un aquilone, che lo congiunge a terra, che lo congiunge a un produttore. Questo è il suo sogno, più narrativo di così. Sai che Federico ci credeva molto nei sogni. Il suo sogno era di trovare tutte le sue donne che andavano d'accordo in questo harem d'amore in cui tutte erano felici, salvo quelle invecchiate che venivano mandate al piano di sopra e che praticamente venivano allontanate dall'harem. Poi però si incuriosiva sulle donne, lui le donne proprio lo incuriosivano, gli piacevano, né, in qualche maniera ne odorava il mistero, non so come dirti, la cifra misteriosa di ognuna di loro. Difatti se tu ripensi un po' ai suoi personaggi di donna, certo la Fourneau era quella innamorata, pazza, rompicoglioni, quell'altra era la ragazza della fonte, che invece era un'immagine di purezza, che però non si poteva raggiungere mai. Cioè, tutti i simboli delle donne hanno un elemento misterioso. È stato un incontro straordinario per me, ed era straordinario in tutti i sensi, perché io cito sempre un piccolo episodio, per esempio, di quando questo regista, che era Federico, andava e a un certo momento si voltava e vedeva una piccola sartoria dove c'era una sarta che lavorava. In realtà l'avevamo già fatta questa sequenza senza quella sartoria, ma lui ce la volle rimettere. Questo sguardo del regista a questa sartoria con questa sarta, che si capisce che era stata una sua ragazza, ed era così un,
un pezzo di vita, un ricordo che gli passava davanti. Lui era pieno di queste aperture, cioè l'analisi, l'autoanalisi e lo spettacolo su se stesso, mi pare che c'è stato solo qui. Però ringraziamo Dio, voglio dire, che ci siano stati questi tipi di produttori così singolari in Italia, perché non so se in America Fellini sarebbe riuscito a fare i suoi film, non credo. Tutti avevano le riunioni di sceneggiatura, Federico no. Qualche volta in cucina, Fregene, un appunto, ma se no in generale lui le sue sceneggiature ne parlava con Flaiano in un tassì, in giro per Roma la notte, e poi mano a mano, insomma, perché non si voleva mai far imbrigliare troppo da una... Perché il cinema è fatto questo, quello, diventa tutto abbastanza matematico, perché sono soldi, perché devi fare le scenografie, le cose. Se tu pensi che quel finale di 8 e mezzo nasce da quella scala, che era la scala preparata con De Laurentiis che bestemmiava come un turco per poter imbarcare su un'astronave tutti quelli che andavano in un altro mondo. Questa era l'idea di quel finale, di quel film. E invece non si è fatto mai quel finale, si è fatto invece tutti i personaggi che scendevano da queste scale e poi entravano nel circo e facevano un giro d'onda, fra cui c'era mia madre. Il finale di 8 e mezzo è bellissimo, però c'era un altro finale che noi girammo, che era un treno bianco con tutti i personaggi vestiti di bianco che erano su quel treno e andavano, e che noi girammo, però non fu mai montato, perché lui preferì il grande circo e appunto La vita è una festa, viviamola insieme.